cantare. Oh,
È iniziata la partita con circa 10 minuti di ritardo. Comunque, come potete vedere dalle immagini, il campo tiene benissimo.
Sono già passati 20 minuti e il Castellaneta è ancora 0-0. È una partita valida per il salto di promozione. Ecco, come potete vedere dalle immagini, il Sava schiera una timida formazione perché il Castellaneta da qualche minuto, diciamo che ha preso le redini del gioco. I tifosi, gli ultra, le nuove leve non si fermano un momento, stanno incoraggiando la squadra. Non li ha fermati neanche la pioggia torrenziale che si è abbattuta veramente sul campo come un fulmine. Dall'inquadratura si vedono le immagini, una tribuna piena, ha avuto un forte richiamo per questa vittoria che vogliamo dall'inizio del campionato. Noi vogliamo questa vittoria, vincere, vincere, vincere. Il Castellaneta ha avuto una media impressionante durante l'arco del campionato con 80 punti in 30 partite e ha fatto 93 gol. Castellaneta potrebbe bastare un pareggio dopo i tempi supplementari per aggiudicarsi i playoff contro il Sava. Di mani sulla linea, fortunatamente. Adesso il Sava si accinge a battere un calcio di punizione, una punizione molto pericolosa. Il Sava si è portato in vantaggio.
Quindi Castellaneta 0, Sava 1. Thank you.
Cioè, guarda, se l'hanno rinato, 2-0 per il Grottaglie, una partita veramente sfortunata quella di questo pomeriggio. E chiaramente non ci possiamo per 2-0. Primo gol su punizione, il secondo calcio di rigore assegnato al Grottaglie, forse giustamente. È appena iniziato il secondo tempo, il Sava vince per 2-0. Le due reti sono state siglate questa azione nel primo tempo. C'è stato prima un calcio di punizione magistralmente dall'attaccante del Sava e poi un calcio di rigore. A Castellaneta basterebbe un pareggio dopo i supplementari per avere l'accesso alla promozione, uno spareggio valido per il salto di categoria. Yeah.
si vede la mancanza. No, ma è chiaro, se manca lei, ci accomprete lei. Forza Leo! Mettiti a disposizione degli attaccanti, scusa. E che cosa? Il numero 15 sta entrando il numero 15 Cecere. Secondo me doveva uscire Romanero. Il calcio di rigore che segna, ecco, 2-1 per il Castellaneta. Gol! Ha segnato per il Castellaneta Angelo! Turba, 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 turba
Allenatore del Castellaneta che viene, riprendiamo le immagini, una promozione tutta meritata in quanto il Castellaneta ha disputato 30 partite totalizzando 80 punti insieme al Grottaglie, segnando 93 gol. E domenica aveva perso lo spareggio nella promozione diretta, comunque ce l'ha fatta. Ecco, vediamo anche Dario Benedetto. Scusami Dario se ti ho rubato il mestiere per un attimo, ma è un atto dovuto in quanto ci sono tantissime persone che avevano seguito la diretta. Dicevo, una meta impressionante del Castellaneta che fatto 93 gol in 30 partite, e l'unica partita che aveva perso con il Grottaglie non era valsa per la qualificazione diretta. Adesso ha vinto il playoff col Sava e quindi l'anno prossimo il Castellaneta giocherà in promozione. Ecco, guardate queste immagini che vedete, dei tifosi che si abbracciano, che dei giocatori soprattutto che stanno ancora da 10 minuti, un quarto d'ora a disposizione dei tifosi che da tutto l'anno hanno incoraggiato questa squadra. Ripeto, quest'anno ci sono state le nuove leve capeggiate da Samuele De Zio e Angelo Mutasci, che veramente hanno dato una spinta in più a tutta la squadra del Castellaneta. Ecco, guardate ancora. Un giorno all'improvviso! Un giorno all'improvviso! Fanno cantare anche i giocatori. Innamora di te! Il cuore mi batteva!
Angelo, mi pace Samuele De Dio sono così riusciti a dare, a formare queste nuove leve e a dare questa spinta al Castellaneta, a questa associazione sportiva che quest'anno veramente ha macinato tanto gioco e record. La gente, come potete vedere, è ancora impalata sugli spalti e non vuole andare via, in quanto vuole partecipare, continuare a questa festa che non si vedeva da anni a Castellaneta. Sportivamente applaudiamo i tifosi del Sava, anche se non sono stati tanto corretti in quanto hanno spezzettato sempre il gioco, sono stati molto fallosi, ma comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Ogni tifoso vuole una maglietta, un pantaloncino, vogliono, ma addirittura ci sono dei giocatori solo con gli slip. Ecco. Vedete, i giocatori del Castellaneta stanno proprio sotto. Ecco. Tre fratelli Mancini, Giovanni, Benito e Antonio. Una cornice di pubblico stupenda quella di oggi. E poi c'è anche, ecco, guardate, la mamma di Emilio.